Prima di iniziare con il video, cosa bisogna raffreddare in una vettura di Formula 1? Direte voi il motore, giusto, giustissimo, ma non dimentichiamoci però del sistema ibrido, idraulica, cambio, frizione, sospensioni, freni e l'essere umano che è dentro l'abitacolo. Perché sì, anche il pilota deve sopravvivere, dato che a volte nell'abitacolo si arriva circa a 50 gradi e se il pilota non prende aria fresca, muore. Perfetto, iniziamo alla grande. Abbiamo quindi tante parti da raffreddare, anche se non le ho elencate tutte. Adesso, questa è Aston Martin, questa è McLaren e questa è la Haas. Prendiamo in considerazione queste tre vetture, escludendo temporaneamente Red Bull e Alfa Tauri. Aston Martin è motorizzata Mercedes, come lo è anche McLaren. Haas invece monta un motore Ferrari. Allora, quindi prendiamo Ferrari e mettiamola sempre da parte per un secondo. Guardando le due vetture attentamente, la prima cosa che salta all'occhio è appunto il sistema di raffreddamento. Essendo le due filosofie estremamente opposte, la prima domanda che mi sorge spontanea è: può essere che qualcuno mente? E nel caso dovesse essere vero, chi è Sus? Chi mente? Abbiamo dei problemi di raffreddamento o è tutto studiato per ottimizzare i canali Venturi? Bene, con questo video, tenendo presente tutte le parti da raffreddare, cerco di rispondere a questa domanda. Anche perché queste branchie presenti sull'Aston Martin non sono state inventate oggi. Nel regolamento rilasciato dalla Formula 1, dalla FIA, ci sono sempre state. O almeno, come possibilità di utilizzarle, esistono. La Renault del 2005 di Fernando Alonso aveva queste branchie. Oppure la Williams di Bottas aveva queste branchie. Ma parliamo comunque di 17 anni fa e di 8. E quindi sono sicuramente un'evoluzione di queste precedenti, riviste, ma sono una scelta che funziona, sono una scelta che paga. Ovviamente, ragazzi, non ne ho la più pallida idea, non lo so, però analizziamo il contesto e vediamo subito cosa si può tirar fuori da questa scelta. Incomincerò subito col dire che, secondo me, Tonio, ultimo stronzo del villaggio che non capisce niente di Formula 1, giusto precisarlo, Aston Martin, secondo me, non mente. O almeno, se han sparato la cazzata, l'ha realizzata proprio bene. Però analizziamo il tutto, prendiamo Aston Martin e dividiamola in due come se fosse un panino. Avremo quindi una parte superiore e una parte inferiore. Nella parte inferiore, l'aria dell'Aston Martin viene convogliata dall'ala anteriore verso il basso. Questa prosegue verso il basso poiché la barra antintrusione è stata spostata dal basso verso l'alto. Prima domanda: perché fare ciò? Per aumentare l'effetto Venturi, per far passare più aria verso il basso. E se passa più aria, la vettura va più veloce, soprattutto in rettilineo. Per due motivi. Il primo è perché ha meno resistenza, il secondo è perché aumenta l'effetto Venturi. Vi ho già spiegato cosa vuol dire l'effetto Venturi in questo video, ma lo ripeterò, nel dubbio comunque recuperatevi questo. In fisica l'effetto Venturi è un fenomeno per cui la pressione della corrente fluida, ossia la pressione dell'aria, diminuisce con l'aumentare della velocità. Quindi ci sarà minor pressione all'aumentare della velocità. Più aria passa, meno resistenza crea e meno pressione crea. Va quindi molto più veloce la vettura. E lo ripeterò, in rettilineo per una vettura di Formula 1 questo è un vantaggio enorme. Avremo un doppio fondo che aumenta l'effetto principale. Perfetto, quindi abbiamo l'aria portata verso il basso dalla vettura e portato sotto la pancia, al lato. Qualcuno può chiedermi, e quei radiatori rettangolari? Anche quelli convogliano l'aria in maniera stretta, così da aumentare questo dannato effetto. E qui potreste giustamente farmi un'altra domanda, e io vi anticiperò. Se tutto è volto per questo cazzo di effetto Venturi, come si raffredda il motore, la monoposto e tutte quelle parti che ho citato a inizio video? Con delle aperture di sfogo sulla pancia. E quindi, avendo analizzato tutta questa parte, complessa ma spero di avervela resa il più fluida possibile, senza però peccare di informazione, o almeno lo spero, si spiega il perché questa non ha più la forma tipica a goccia delle vecchie monoposto, o che ritroviamo comunque storto morto nella Haas 2022 e anche un poco, anche se quelle più a Coca-Cola, della McLaren. Però qui potreste farmi ancora un'altra domanda e io spero di anticiparvi, ossia: avete fatto caso che l'Aston Martin ha dei fori rettangolari, ma come se avesse un tappo sempre sui radiatori? Questo secondo me non è un dettaglio. Avere la possibilità di aprirlo durante la stagione, di allargarlo e diminuirlo, è un vantaggio e uno svantaggio. Ed è qui però che pongo la mia domanda a voi. Ovviamente parlerà la pista, però è giusto anche confrontarsi. Non è che questa possibilità di allargare i radiatori è fatta apposta per aumentare il raffreddamento sulla vettura qualora non si riesca? E avere questa possibilità non sta in qualche modo dicendo che questa soluzione potrebbe non pagare? La butto lì, la mia è pura analisi e speculazione. Però se sai che tutto va per il verso giusto, perché avere questa possibilità? Forse perché magari correndo a Catalogna ci sono 700 gradi, si muore, però vai a perdere di performance. Allargando diminuisci l'effetto Venturi,
aumenta la pressione, vai più lento. Mentre analizzando la casa McLaren si è optato per una soluzione stile Alpine 2021. Non posso sapere per forza di cose precisamente dove si è lavorato, le forme della vettura parlano, sembrerebbe che i radiatori siano stati spostati molto più indietro, vicino quindi all'airbox, ossia quella griglia che filtra l'aria calda, principalmente calda, e cerca di renderla più fredda possibile per raffreddare meglio il motore e componentistiche varie. Anche in casa McLaren si ottiene un restringimento della pancia, anche se la forma è leggermente diversa da quella Aston Martin. La Aston Martin sembra palesemente un tubo. E quindi vetture molto simili per un motore quasi uguale, opzioni molto diverse. E se per McLaren dovremmo avere una configurazione un pelo più pagante, perché funzionante su Alpine 2021, forse Aston Martin potrebbe stare un pochino più barcollante. Mi arrabbio, anzi mi irrito un pelo di più parlando di asse di Red Bull, in quanto mentre Aston Martin e McLaren hanno mostrato qualcosa di proprio, Haas ha fatto finta di mostrare qualcosa di suo. Vabbè, Red Bull ha messo direttamente la sua livrea sulla vettura che ha mostrato la FIA per tutti, quindi buonanotte, loro 0-0. Però la Haas ci ha preso un pochino in giro. Perché? Il team americano con livrea russa e pilota tedesco, lo dico perché mi fa ridere, io non ce la faccio, devo farlo ogni volta, ossia la Haas, ci ha mostrato una vettura molto bella, non parlo di livree, ma parlo di forme. Bella proprio da vedere, armonica, le curve sono pulite, le linee altrettanto, e comunque la somiglianza con il mockup 2022 della FIA c'è. Ma guardandola con attenzione, facendo comunque un corso che di grafica più o meno, faccio finta di fare grafica, credo che sia stata progettata non tanto da un ingegnere, ma da un designer. Come se dovessero presentare la vettura in maniera bella. L'ala anteriore molto bassa, con le linguette, le pinne, chiamatele come volete, molto in evidenza. Fatto che siano così verso l'alto, cioè l'aria non ha senso, dove va? Grandissima deportanza, per l'amor di Dio. Però, effetto Venturi, ce lo dimentichiamo? Le prese d'aria sulla pancia, cavolo, anche se perfette. Quindi a me la Haas sembra tanto quella persona che copia il compito in classe ma cambia qualcosa per non farsi sgamare. Ed Haas quindi è mezza falsa. Magari rimarrà comunque larga nelle sue forme, però per il momento è quello che ci ha detto meno cose sulla sua vettura. E Red Bull invece? Red Bull è un mock-up. Punto. Red Bull non ha nulla di diverso. Il problema che però io mi pongo è giusto dare così tanto spazio agli sponsor? Perché non fai vedere al mondo quanto è bella. Fai vedere che sulla pancia c'hai un nuovo sponsor che si chiama Oracle. Però nel ruolo dell'ingegnere, dove nessuno sa il nome di nessuno se non per quei 3-4 nomi grandi grandi, dare 2 secondi di spazio a chi progetta la vettura non sarebbe il minimo? Della serie a me frega soltanto dei soldi. Sti cazzi a chi ci lavora la vettura. Ma se solo facevi finta come la Haas, almeno davi un leggero spazio a chi progetta la vettura. E Alfa Tauri, Tonio? Alfa Tauri è stata presentata oggi. Per grazia di Dio, Formula 1 in generale l'ha liccata in anteprima, così che quando guardate questo video io anche so che la livrea è così. Se poi F1 in generale ha sbagliato, colpa sua. Ne parlerò sicuramente nel prossimo video. In questo preciso istante che voi state guardando il video io sto dando un esame, e quindi sicuramente ne parlerò su Instagram. Quindi mi raccomando, seguimi. E nulla, cioè da Tonio è tutto. Passo e chiudo.